Oh, sono Neo. Va benissimo. Ragazzi, buongiorno, spero che se voi vi siate svegliati abbastanza bene. Io sono Vittorio Fasciani, aka Wolf. Allora, avete già visto la nostra stampante 3D in azione nello stand della stampa 3D. Doveva venire Franco Lanza a parlare un po' della stampa 3D, che cosa fa la stampante 3D, che fresa, costruisce, incide schede PCB e via discorrendo. Però, diciamo, tutto quello che fanno quelle stampanti là manca di un piccolo particolare. Mi sono detto, che cosa presento ai ragazzi dell'ESC? Presentiamo qualcosa di diverso, presentiamo una stampante che faccia qualcosa di innovativo, che suoni. Ovviamente, se adesso voi state sentendo, spero che si senta anche dall'altra parte che cosa sta facendo questa stampante, sta praticamente stampando un braccialetto. Ok, questo braccialetto, il famoso braccialetto stretchlet, ha una forma geometrica abbastanza semplice e ripetitiva, per cui quello che fa è una specie di mantra, di nenia, direbbe Matteo Flora. Fa un rumore di questo genere. Ci sono molti oggetti che quando vengono stampati fanno questo rumore abbastanza ripetitivo, per cui quello che mi sono chiesto è, scusa, ma se io questo rumore riuscissi a modularlo in modo da trasformarlo in musica, che cosa succederebbe? E più che altro, come si potrebbe fare un qualcosa di questo genere? Diciamo che già qualcuno ci ha pensato, una stampante 3D non è altro che una macchina a controllo numerico. Il rumore che sentite sono i motori passo passo, che ovviamente sono sovrapotenziati e creano questo rumore che non è altro che dato dalla velocità in cui si muove la testina in asse X e il piatto in asse Y. Ovviamente voi capite che spostandosi lentamente crea un rumore greve e andando più velocemente crea un tono acuto. Ok, per cui guardando un po' su internet c'è un gruppo che si chiama Team USA. Ci sono dei ragazzi direttamente della MakerBot che ci hanno studiato sopra e ci siamo messi un po' a 50 mani a costruire un sistema, un programma in Python che potesse prendere quello che è un file MIDI di sorgente, trovare tutte le note e suddividere queste note in frequenze musicali e ovviamente trasformare le frequenze musicali in movimenti da dare alla stampante 3D, il cosiddetto G-code, il cosiddetto dataset di istruzioni che utilizza la stampante 3D. Scusate, sono un po' impappinato, ma sono leggermente ubriaco ancora dalla serata di ieri, ho carenza di sonno. Ok, benissimo. Ma pure voi, insomma, vi ricordo che stavate abbastanza svegli stanotte, così. Per cui, va bene, questo qua, insomma, l'avete già visto in tutte queste giornate, così, lì al nostro stand. Basta, ci siamo stufati, basta musica, fermiamo il computer, cioè il computer, la stampante. E a questo punto passiamo direttamente alla parte software. Ok. Per fare questo, allora, utilizzeremo, scusate un attimo, utilizzeremo un programma di controllo della stampante direttamente da computer, interfaccia grafica. Ovviamente tutto è open source, gira su Linux, più che altro perché su Python, su Windows, insomma, è un po' una cagata, ecco, parliamoci chiaro. Ok. Benissimo, vi faccio vedere molto velocemente il programma che viene utilizzato. Non è altro che un programma scritto in Python con alcune librerie. Ok. Giusto perché ci sono gli smanettoni. Allora, abbiamo preso un programma che si chiama MIDI to CNC, che non è altro che il programma che definisce praticamente, decodifica quello che è il file MIDI, lo trasforma in dataset di istruzioni G-code da dare alla stampante. Ovviamente c'è tutta una sintassi dietro che è stata creata di questo genere. Anzi, possiamo fare pure, vediamo un po', vediamo direttamente. Ecco, su qualcosa di questo genere.
Allora, vabbè, sicuramente la gente dall'altra parte non riuscirà a vedere, però perché la definizione e la risoluzione grafica del proiettore non è molto perfetta. Però diciamo comunque si lancia ovviamente tramite Python questo programma MIDI to CNC.py. Gli si dice il tipo di macchina che viene utilizzato, proprio in command line, in questo caso è una PowerWasp, altrimenti ci sono circa 5 tipi di tipologie di macchine, perché ovviamente ogni macchina ha una sua peculiarità per quanto riguarda estrudere plastica e ovviamente anche dimensioni di piano. Abbiamo un comando che definisce quale file MIDI dobbiamo prendere, in questo caso avevamo pensato a un file musicale adatto a Dubi e alla sua situazione, diciamo, sentimentale, che adesso vedremo. E abbiamo settato quale dovrebbe essere l'out file, che ovviamente ha un'estensione di .gcode. Dopodiché, permettetemi, utilizziamo proprio il classico vecchio Van Basco Karaoke, perché noi abbiamo, ovviamente il file MIDI non è altro che un file che utilizza i vari canali audio per riprodurre gli strumenti musicali, e magari non tutti gli strumenti musicali suonati da una stampante 3D che ovviamente ha solamente due assi possono venire bene. La tecnica è quella della musica 8-bit, praticamente in una battitura di 4 quarti le note vengono inserite suddividendo i 4 quarti per ogni nota che viene fuori, quindi sia questa similitudine con la musica 8-bit di una volta. In questo caso per esempio ho preso, ecco, sapevo che già non funzionava, un attimo. Scusa? Sì, ovviamente uno si scarica un qualsiasi file MIDI che trova su internet, se lo deve elaborare, perché ovviamente avrà una serie di canali musicali, ovviamente, che so, tipo la musica classica solitamente ha uno, due o tre massimo canali musicali, per cui è abbastanza riproducibile, almeno fondibili in un canale solo, due canali solamente. La musica, diciamo, rock o altre cose richiede magari maggiore e più difficoltà. Ecco, questo è l'unico fatto. Allora, si è perso qualche cosa. Niente, non lo vuole proprio suonare perché gli istanti fatti. Ovviamente 5 Armstrong di secondo fa tutto funzionava perfettamente. Il bello della diretta, sì, che stress. Sì, per drammatizzare il silenzio. Scusa? Scusa, la cordatura? Sì. Certo. No, ovviamente la cordatura dello strumento sulla frequenza della nota dipende tutto da poi i set che tu gli dai, le impostazioni di velocità della stampante che può raggiungere in quanto flash fare. Ecco, questa qua non so se riuscite a sentirla, è praticamente musica dedicata a Ubi. Ok, è una marcia funebre ovviamente. Si dovrebbe vedere che qui ci sono vari canali. Solitamente questo è il primo canale da problemi, per cui noi cerchiamo di escluderlo e vedere se la musica è ancora orecchiabile. Per cui sì, ci può piacere, quindi possiamo anche magari lavorarci sopra. Quello che si fa a questo punto è contare proprio manualmente quali sono i canali da inserire e andarli a inserire come channel. Qua channel 1 e 2, utilizziamo solamente i primi due canali, così almeno ci rompiamo meno le palle. Capito? Lanciando questo programma in Python, quello che esce fuori, possiamo pure fermarlo perché la marcia iniziale in effetti mi sta un po' così sulle scatole, non si fa altro che creare un programma G-code che noi diamo alla stampante. Ovviamente, essendo una stampante intelligente, capisce che la marcia nuziale non è da farsi. Eh?
Sì, per cui farà qualcosa di più interessante, sì. Ecco, la stampa parte si posiziona sullo zero. Non è proprio la marcia nuziale, ma forse qualcuno riconoscerà la musica. Questa è la musica di Star Wars. Giusto per Francesco Acchiappati, che forse non l'ha riconosciuta. Quello che sentite è praticamente il tema principale di Star Wars, riprodotto dalla stampante 3D. Ovviamente la faccenda della musica del wedding era uno scherzo. E la stampante qui non fa altro che interpretare il G-code in questo senso. Ovviamente ha trasformato le note in movimenti e dice: vai velocemente quando devi fare una nota acuta e vai più piano quando devi fare una nota greve. Si basa su un pattern predefinito, che è il famoso bouncing, cioè va nei limiti superiori e inferiori dello schermo e ritorna indietro, e in questo pattern predefinito inserisce del rumore, che sono le piccole vibrazioni che si ottiene facendo che si ottiene facendo muovere la testina e il piano di stampa per riprodurre il suono. Questo è praticamente quello che si crea. Come vi dicevo, ovviamente utilizzando questo sistema noi possiamo a questo punto creare, non so, scaricarci i nostri file MIDI, definire determinate canali che vogliamo più ascoltare, quelli più significativi di un file MIDI, e a questo punto possiamo ottenere vari tipi di musiche. Per esempio, allora, se adesso funziona. Non so, volete dare gli auguri a qualcuno, gli fate fare la musichina dell'Happy Birthday. Sì, beh no, questa qua era una versione abbastanza... Scusate. Ecco. Questo è un classico. Ovviamente la musica classica viene molto meglio rispetto a... Allora, il discorso è questo. La musica classica ovviamente ha meno strumenti, per cui è più facile da suonare. Noi possiamo dare anche eventualmente una temperatura di fusione, un comando extrude su questo oggetto, per fargli fare una stampa in 3D. Di che cosa? Ovviamente di questo pattern che la stampante crea, che è dato, come abbiamo detto, da un pattern predefinito in cui viene inserito del rumore, delle zigrinature. E noi vedremo, che ne so, delle linee grosse dove ci sono delle note grevi, e delle linee sottili dove ci sono i toni acuti, perché la stampante, la testina passerà molto più velocemente. In questo modo quello che noi riusciremo a fare è praticamente una rappresentazione grafica della musica stessa. Adesso aspettiamo un attimo che arrivi a temperatura la stampante, potevo farlo pure prima. Per esempio, se noi qua lanciamo... no, il suono è dato proprio dai rumori passo passo, ovviamente quel rumore che senti quando fa la stampante 3D non sono altro che dei rumori che noi possiamo modulare, e a questo punto ottenere che il rumore sia più greve quando va piano. No, lo strisciamento sulla superficie è dato da un pattern predefinito, giusto per far spostare in qualche modo la stampante 3D, più che altro perché magari determinate musiche comunque insisterebbero su un solo punto e piano piano porterebbero la testina da raggiungere in fine corsa da una parte all'altra.
In questo modo invece noi riusciamo comunque ad avere un controllo del pattern dell'area di stampa della stampante e poter inserire quello che è il rumore, che ovviamente lo chiamiamo rumore, ma in questo caso diventa nel suono, capito? Vediamo se arriva la temperatura. Ah no, no, per niente. Sì, RepRap, poi c'è la MakerBot, c'è la Ultimaker, la Wasp, adesso non mi ricordo. Bah, oddio, allora diciamo che comunque sia poi ci sono dei settaggi che si possono mettere, che sono safe min, gli dici qual è lo zero, e safe max qual è il limite superiore dall'altro lato, e ottieni praticamente tutto il piano di stampa, sì. La delta ovviamente è il piano circolare, lì ancora non ci abbiamo lavorato sopra. Allora, quello che adesso sentite è praticamente il minuetto di Boccherini, spero che si senta un po' tutti. Quello che sta facendo è fare sempre lo stesso pattern musicale, ok? Il della stampante quale? Diciamo che dovrebbe studiare un filamento, ma non stai studiando ovviamente. Pure la stampante è tarata sul funzionamento ovviamente in giornate più tranquille. Vabbè, comunque sia, diciamo, il pattern che viene creato è univo con la musica, cioè nel senso che praticamente quello che viene fuori è legato alla musica che crea la stampante, quindi quello che noi abbiamo è un qualcosa di questo genere. Questo per esempio è un quadro, sarebbe... Questo è un quadro, è la rappresentazione grafica del minuetto di Boccherini, così come lo vede la stampante. Vedete che praticamente, se ci fate ben caso, c'è il pattern predefinito che porta la testina, diciamo, si vede meglio in questo modo, porta da destra verso sinistra, da un limite superiore al limite inferiore e poi ritorna indietro. Ovviamente quello che poi fa è creare del rumore, qua sembra come se avesse stampato male, ma sono delle vibrazioni create proprio dal movimento della testina nel suonare la musica stessa. Quindi è una rappresentazione grafica univoca della musica. Qui per esempio abbiamo il minuetto di Boccherini. Ecco, adesso purtroppo se avessi stampato avremmo avuto un altro oggetto. Questo qua è un altro, per gli amanti del culto invece, l'Imperial March di Star Wars. Ecco, ovviamente sempre interpretato dalla stampante della Power Wasp. In certo qual modo, insomma, voi pensate che ne so, più stampanti di questo genere, che ognuna suona uno strumento musicale, sincronizzate tra di loro, possono creare un'installazione artistica. Poi magari qualcuno può anche dire sì, è una cagata pazzesca, è una nerdata pazzesca, però magari ecco, il fatto di aver fatto suonare una stampante 3D già di per sé. Chi è che ha detto che schifo? Oh, sentivo qualcuno che ha detto.
L'importanza è, sì, è tieni conto che ci hanno veramente lavorato più o meno una cinquantina di persone, per cui una cinquantina di menti eccelse, tra le la mia ovviamente, si sono date da fare per creare questo programmino così, che ovviamente gira su tutte le macchine CNC, su tutte le macchine diciamo rumorose, capito? Trasformandole in questo oggetto. Giusto per dirvelo, io l'avevo creato perché la mia ragazza, sentendo la musichina della stampante, diceva: oh, che carino, che bello, chissà come sarebbe la nostra musica stampata con la stampante 3D. Per cui ho creato Far Away dei Nickelback direttamente con la stampa 3D. Quello che è successo è che poi lei mi ha detto: ah, che schifo, e mi ha mollato. Quindi se avete una ragazza non fategli vedere queste cose, perché diciamo poco apprezza. Ok, più o meno questo è il talk. Sono perfino, guarda, in tempo. Scusate la lingua felpata, come direbbe Fantozzi, ma veramente sono crepatissimo. Ok, tanto ripeterò le stesse cose anche lì in tenda. Dimmi. È possibile fare un po' diverso, cioè leggendo le facce con una musicale, in teoria sì, ci sta, cioè aspetta, da queste tracce qui tu dici? In teoria sì, cioè tu dovresti star lì a vedere la deformazione, è come che ne so, partire da un disco in microsolco e arrivare alla musica, trasformarla in MIDI. Ah, è vero. No, beh, l'idea in questo caso sì, No, aspetta, in questo caso gli manca il tempo, perché comunque gli manca, non riesce a capire qual è la velocità di spostamento magari in determinate direzioni, quindi è un po' difficile. Mentre magari invece il disco microsolco, sai che va a 45 giri e quindi vai a leggere le varie asperità e riesci magari a ritornare, ok? In questo magari sì, che ne so, poi in qualche tecnologia aliena mi sembra che già lo facciano, Credo ad Alpha Centauri, sì. Oddio, diciamo, togliendo il parametro, cercando di fare in modo che la zigrinatura sia perpendicolare al pattern, allora sì, potremmo ricostruire. Sì. È esattamente quello, sì. Certo. E a quel punto è lì a modulare, in quel caso avremo un pattern fisso, quindi abbiamo già una costante da lì poter estrarre quella che è l'informazione. Quindi sarebbe un bel esempio di steganografia. Ciao, ti regalo questo piccolo quadretto e poi magari contiene i dati per costruire una centrale nucleare in Iraq, insomma. Qua magari abbiamo qualche informatico forense che potrebbe interessarsene a caso. Domani e oggi per niente, stiamo completamente così. Altre domande o comunque sia, vabbè, intanto ci vedremo anche lì e faremo qualche altra musichina. Vedo che comunque di musica voi proprio non sapete un cazzo, cioè, scusatemi il termine, cioè ho fatto Star Wars, la gente va in gongolo e voi manco vi siete mossi di... Ah sì, beh, quello è vero. Sì. No, magari eventualmente potevamo fare un po' di musica disco. Questo è bello, questo però fa per cagare, aspetta. No, questo è Tetris, veramente. Super Mario, lo sai che alcuni MIDI hanno dei problemi ad essere decodificati, o almeno bisogna ritagliarli, come per esempio Monkey's Island mi ha dato veramente filo da torcere. Ecco, lo faccio giusto sentire per Francesco Acchiappati, perché lui... Monkey's Island, cioè per Seba, va? Ecco, che lui lo voleva come musichina dell'ESC. Chi è che conosce Monkey's Island? Monkey's Island? Ah, ok.
c'è proprio tutto l'intro, pure la musica. Ok. Ovviamente questo è un programma che serve per poter collegare il computer alla stampante e fare questa cosa senza dover togliere l'SD, metterla e il G-code sbagliato e via discorrendo. Qua sono tre canali. Sì, perché ovviamente utilizza la tecnica della musica 8-bit, praticamente cerca di unire in un canale più canali, suddividendo il 4 quarti in 2 quarti o 3, capito? Ah, sì, sì. Sarebbe venuto meglio, sì, sì. Beh, certe volte c'è proprio qualche problema, perché comunque gli spostamenti sono talmente veloci che vanno fuori quelle che sono specifiche della stampante. Ed è vero. Cioè qua c'è proprio la musichina di introduzione che magari uno non riconosce in questo senso. Aspetta. Che è successo? Siamo in ritardo, davvero? E allora finiamo con questo qui e basta, dai. Con un po' di musica anni 30. Va bene, con questa musica qua io vi lascio, va. Ah, giusto, il link al software, basta cercare MIDI Touch NC con il 2 e trovate tutte le informazioni. Questo è Johnny B. Good, giusto per...